Vitella è un centro agricolo e turistico in provincia di Foggia, nella parte nord-orientale del Gargano, con una superficie di 87,35 km quadri e 4.600 abitanti circa. Dai suoi 310 metri di altitudine domina da una posizione invidiabile il mare, il lago di Varano, le colline popolate di uliveti e di boschi. Le attività turistiche sono in notevole sviluppo, favorite dal piacevole clima, dalla limpidezza delle sue acque marine e dalle stupende spiagge di sabbia bianca, simile a quella dei mari tropicali, di Lido del Sole, Foce e Isola Varano, e dalle attrattive del lago di Varano, una laguna salmastra di 60 km quadri, che comunica con l'Adriatico per mezzo di due canali, Foce Varano e Foce Capoiale. Risalgono all'anno 970, in cui l'imperatore Ottone I ne ordinò la liberazione dai musulmani che vi si erano asserragliati. Il primo documento storico in cui si nomina Ischitella è una bolla del Papa Stefano IX, del 1058. Nel 1158 era già un centro di una certa importanza, con un suo monastero e due chiese. Nel periodo della dominazione normanna e sveva, Ischitella appartenne alla contea di Caserta, per diventare poi feudo angioino e successivamente aragonese. La sua storia, nei secoli successivi, ruota intorno alla sua università, o comune, e ai suoi signori feudali. Terra ed il piccolo belvedere fuori dell'antica porta di accesso al paese, la Portella. Da qui, nelle giornate limpide, è possibile spaziare sul lago e sull'isola di Varano, sulla costa, da Foce Varano a Rio del Sole e Santa Barbara. Ed in lontananza è possibile scorgere anche le isole Trento. Thank you.
1676 allo storico e giureconsulto Pietro Giannone. Egli fu autore di una monumentale Storia civile del Regno di Napoli, 1723, che gli costò 20 anni di lavoro e che, condannato dal Sant'Uffizio come eretica e scismatica per le accuse che conteneva al malgoverno della Chiesa nel Mezzogiorno, gli procurò la scomunica. Visse alcuni anni in esilio a Vienna e Ginevra. Fu fatto catturare dai Savoia e morì nel 1748 dopo 3 anni di carcere nella cittadella di Torino. Oltre all'opera citata, accesa critica delle usurpazioni ecclesiastiche sui diritti della monarchia e della potestà civile, Giannone lasciò importanti scritti di storia a difesa dei suoi principi, fra cui il Triregno, appassionata requisitoria contro la Chiesa Cattolica, ed un'autobiografia, Vita di Pietro Giannone, scritta da lui medesimo. La Chiesa di Santa Maria Maggiore, o Chiesa Madre, è nel cuore del centro storico. Il documento più antico che la ricorda risale al 1509. Fu ricostruita dopo il disastroso terremoto del 31 maggio 1646 e riconsacrata nel 1675. La Chiesa del Purgatorio, di recente restaurata, risale all'inizio del 1700. Chiesa di Sant'Eustachio, patrono di Schitella, è del 1715. In origine dedicata a San Michele, fu edificata da Francesco Emanuele Pinto, principe di Schitella.